Ciao ragazze, ciao ragazzi, top! Bentornati di nuovo, mukbang maialoso, porcelloso con Winnie Pooh. Cioè, non è che mi mangio Winnie Pooh, però c'è il mio bel pigiamino di Winnie Pooh. Ho fatto il cambio stagione, ho messo i pigiami più leggeri, insomma, ma voi non ve ne frega niente perché voi siete qua per il mukbang. E ho fatto salsicce tipo stadio con peperone e cipolla, una cosa, una bontà, ragazzi. E qua è obbligo il panino. Mia mamma non sta mangiando la salsiccia, sta mangiando il tonno e si è fatta il contorno di peperone e cipolla. Ecco, e com'è? Buono. Buon appetito! Buon appetito. Non riesco. Buon appetito. Ecco. Allora, ragazzi, noterete delle cose cambiate sui canali. Allora, il canale che si chiamava Davide Chiara Channel Live, Davide, no, Davide Chiara Channel, si chiama Davide Norimberti. Ho cambiato un po' di cose. Ah, De Dalimbertis, ho tolto l'apostrofo perché come qualcuno mi ha suggerito, i ristoranti che si chiamano così, mentre i nomi di coppie si chiamano senza l'apostrofo, quindi ho fatto De Dalimbertis senza Scusa, l'apostrofo. tua mamma mi ha ciulato ancora Prego. il tovagliolo perché ne ho messi qua 3, 1, 2 e 3. Io ne ho Lo sai bisogno che mia mamma deve averne quattro. 80. Non sono Comunque, quattro. Davide Chiara Channel ora si chiama Davide Norimberti, che è quello principale di mio marito. Mentre Bene, Davide Chiara Channel grazie. Live ho fatto un po' di confusione, ho cambiato un po' il nome e adesso è rimasto Davide Chiara ASMR. Poi dopo cambierò il nome. Comunque, ho fatto delle cose per abilitare le live su De Dalimbertis e ho caricato il video di Luna, no, di Yumi, scusate, e le mele. Poi ne caricherò un altro di Yumi, bellissima, che beve dal bicchiere con Di mia mamma. Luna, Di Luna. Luna, mi sbaglio. Comunque, buon appetito, buona pericena, buon cocchiere, spunti di mezzanotte, colazione, ricreazione, merenda, pranzo, cena, hour, buon quel che vi pare. Infatti, il mio compagno, un Ma bacio. sembra di dice ti cuciniamo una bella fiorentina. No, a me non piace. Non ho Ragazzi, capito la battuta. piatto Tu la vuoi ricco, la fiorentina? Sì, io ho la voglia. Una Una però, perché. in qua, in tre. Non avete capito il perché. Ma che Oh, meno bontà, male che che c'è lui a bontà. dare spiegazioni. Dalla, dalla. Ragazzi, non farò tagli. Quindi, La fiorentina col sentite tutto intero. castronerie, cavoli Ah, che vostri. carino. Ma che Non mi delicatezza ascoltato proprio. nessuno. Le ultime parole famose, mia mamma ha detto una parola che YouTube è molto sensibile, non la vuole sentire. E quindi. Ma però questa cosa te la devo chiedere perché tante volte tua mamma ha Veramente. ragione. Ah, me lo Perché mangio. tanti canali di YouTube ne dicono di cotti, di crudi e non gli succede niente? Perché gli va bene. Gli Ma va tutte bene. le volte? È sempre un terno all'orto. Potrebbe andare in restrizione come no, capito? E allora li voglio Quindi, rischiare. no, 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 dico come per un'altra. esempio Elisa True Crime, anche lei è entrata all'otto, poverina, perché comunque lei fa dei video fatti bene, educata, super narrativa e tutto, super preparata, Super noiosa. non è vero per A me niente. rilassa. Mi dissocio, è bravissima, la Con migliore che ci quegli sia. argomenti ti rilassi, brava. Certo. E tante volte gli vanno in video in restrizione, ragazzi. E lo dice Quindi anche lei. YouTube è un po' così, ecco. Comunque, Almeno. mangiamo! Che bontà! Questi peperoni, guarda. Tu non la vuoi la fettina allora? No, per carità. Il decoccio, eh. Almeno se mi parli. Sì, ma mi trovi la risposta. Tutti suoi. Oh, questo è l'ultimo che è rimasto, lasciatelo a me. Adesso altri, A me no? servirebbe l'ultimo. Ancora! A me non basta, lo trovi, Sì, ma grazie. domani metto tutta la cosa qua. Grazie. Allora, ci sono ancora 1, 2, 3, 4, 5, non lo No, sono so. quattro. Mi sembra che ce n'è uno dietro, non lo so. 4, Sono quattro, 5. ti dico. Vabbè, dobbiamo fare un altro unboxing. Lo faremo su De Dalimbertis, ragazzi. Quindi iscrivetevi numerosi.
perché qua è proprio un canale spumeggiante, bello. Ragazzi, le uova sono quattro, ma se domani dovesse sbucare un quinto uovo io mi dissocio. Che buono, questo è proprio tipico mangiare da stadio, anzi anche street food. Da stadio non è, ci vuole la salamella. Abbiamo la salsiccia. Ma poi devo portare il tuo tovagliolo, capito? Diciamo che è leggermente più leggero perché è fatto al forno. E quindi... niente. Cosa? No, non voglio. No, più leggero. Galleggiante nell'olio. Quello non è l'olio, quello è il, praticamente un pochettino di acqua dei peperoni e la salsiccia che rilascia il grasso. Sì, la salsiccia rilascia, le verdure rilasciano anche loro l'acqua. Che bontà. Va bene, io ho finito. Non c'è da, da prendere altro, vero? No, ma no, direi che no. È sufficiente. Ma tu ieri, vergognoso, ti sei mangiata l'uovo Galak. Buonissimo, te lo assicuro. Sì, ma ti fa malissimo. Non è vero, perché se poi io non mangio altro, fa più che bene. Ma che vergogna. A volte vado in ipoglicemia, sai? E quindi questo mi aiuta a riprendermi. No, non ascoltatela. Mia mamma è diabetica e non ascoltate quello che dice. No, è la verità. Ciara, ti fa veramente... Noi lo diciamo per te. Però l'hai mangiato ieri? Anche oggi un pezzettino. Ma che roba! Ne senti, dai. Meno male che ho messo tutto in frigo l'altro cioccolato, meno male. Lo potrò anche risuggerire. Che un ostacolo nel freezer. Non ti puoi mangiare già il cioccolato congelato. Me lo sciolgo e poi me lo mangio. La pace. No, lo dico a Marco. Va bene. Sai che buono? Senti, erano anni che non mangiavo più il cioccolato. Ma di nascosto. No, no, che roba. Ma meno male che l'ha messo. Di nascosto. No, un bello di questi mukbang così. Beh, se vuoi barattare il tuo piatto, Chiara, no, con qualche altra situazione. No. Dai. No, non è che ho fame, però i peperoni mi attizzano proprio. Prossima volta ne faccio di più allora. Ma ho fatto 5 peperoni, 3 rossi e 2 gialli. Beh, cosa vuoi dire? Che mi sono mangiati 2 io da sola? Non no, credo. La prossima volta ti tiri giù prima te i peperoni. Ecco. Posso fare anche una cosa sola, i peperoni e cipolle al forno e basta. Anch'io gradisco di più, così non c'è quel grasso di quella roba lì. Sai che lo preferisco anch'io? Sono molto buoni i peperoni. Anche perché il piatto è buono ma stufato. Il piatto è buono ma ha stufato. No, a me no. Ma neanche a me. Che stufa. Stufato nel senso che lei che sa cucinare possiamo provare cipolle, peperoni e basta, senza la salsiccia. Certo. Pensa che una volta... Ma anche era... solo la cipolla, sai che buona. La cipolla. Beh, guarda, la mangi in insalata. Buona, buona, ma... Pensa che... O le cipolle, quelle di borlotte, quelle così da fare al forno. Molto buone quelle. O l'esse che puoi fare. Al forno. Buono. Comunque pensa faccio il cambio di stagione e mi aspetto che arrivi il freddo di nuovo. Perché ogni volta che faccio il cambio di stagione, ragazzi, è iniziato, Pensa che così. Quando stavamo dai miei, tra lei e mio padre l'ha diritto a fare ogni 2x3 la peperonata. No, tuo papà la voleva che gli facevo la salsiccia con peperoni col sugo. Proprio un macigno un macigno sullo stomaco. A mio suocero piace tanto. Sì, lui voleva i peperoni, la salsiccia. La mia cucina la piace tantissimo. Infatti la salsiccia
due chili, tre. Mamma mia. E beh, pare che eravamo in quattro. Un chilo e mezzo, non due, amore. Ma a me piace l'altra salsiccia, quella che Zac la tagli. Cos'è Zac? Più rossa. La salamella. La salamella mi piace di più. Ma però la salamella è buona a farla... aggrigliata, sì. Comunque vi dico che a mezzogiorno non ho mangiato. Proprio come non, non fa... sono un esempio da seguire, però vi faccio vedere quando comunque faccio Simuk Bang porcellosi, questo è l'unico pasto che faccio. Quella lì che dici te come la fanno a San Siro proprio. Non sono un esempio da seguire. Veramente, così? Sì, la tagliano, ci mettono anche, la tagliano, la mettono sulla, sulla loro piastra, gli danno le, finché non è bella cotta, e poi ti dicono, ti, con l'aggiunta di peperoni e cipolle. Buona, buona. Quello è proprio il tipico piatto da San Siro. Mentre la salsiccia così a me piace mangiarla cruda. Buonissima, buonissima. Mamma, che buona. Tu non sai cosa ti perdi, perché non è che mangi il budello lo togli. Schiacci, la schiacci. Che vuoi, sto mangiando. Che buona, schiacciata in bocca, veramente. Anche mia madre la mangia così. Solo che non tanta, è solo un assaggio. No, fa malissimo fare così. Non è vero. La salsiccia. Non è vero. Vero, è vero. È da verne, è da verne proprio, sì. Però... se ci metti il limone, no. Scusami, amore, per favore, io sto mangiando. Voi avete finito, io sto mangiando. Non mi viene, mi fa sentire. Ma è un aiuto per farti abbandonare il piatto. Scusa. Perché tua madre sta facendo l'occhio, non è io sto facendo gli occhi, no, guarda. No, no, va bene. Cioè, ma si può che non cruda, guarda, guarda com'è buona, cruda. Dai, mamma, per piacere, buona, basta. Ragazzi, ho fatto la live. A che ore erano? Non si è ancora elaborata. Quella di oggi? Non si è ancora... due e mezza, tre. Non si è ancora elaborata. Ogni tanto succede con YouTube. Forse non si elabora. No, non si è ancora. No, ci mette un po'. No, si elabora, ma ci vuole... ore, a volte. Non so perché ogni tanto succede sta roba, boh. Ma perché si metteranno a ascoltare le nostre live e si divertono. Ma come sento la mamma? Non si elabora. Cioè la vita può vedere. Ho capito, elabora. Si vede che uno prima di farlo elaborare passeranno il setaccio. No. Ma cosa stai dicendo? Ma mica hai detto tu che uno non può dire le parole, non può ma dire... Ma no, c'entra? Non è che controlli. Ma quello lo viene fatto in automatico. Questa è l'elaborazione che a volte ci mette tanto tempo. A volte si elabora in 5 minuti. Quindi stasera la prossima live verso mezzanotte. No, magari no. Oh, non lo so, spero di no. Comunque se prima questo mukbang super incasinato, super chiacchierato. E perché scusa, o mangi o parli, cara, eh? Tu mangi, ne parliamo. Questo non parla che noi mangiamo. Altro che conduzione familiare, qua c'è proprio il disturbo. Senti, cara. Tu mangi, mangi, cara, secondo me, no? Intanto voi avete già finito. E appunto. Perché io ho una fame allucinante. Chissà com'era il piatto, il tuo, cara. Il mio. No, sì. Ma ho fatto io i piatti. Ah, hai fatto un piattone. Fatto io i piatti. A me, sai che furbizia, ha andato il piatto fondo, così dico, quella povera si illude di avere il piatto pieno. E se facciamo, pesiamo veramente la roba, io proprio neanche il mangiare della... Tu sono in totale, perché mia mamma è incontenibile. Della perpetua, avevo sbagliato parola. È vero. Perché sulla bottiglia della Coca-Cola mettono original test? Una test. Che è una cosa proprio testata. Ci proprio. Tasti. Ma non si legge test. Come test è una cosa. Testi? Forse testi? Non lo so. No, test. No, non è test. Testina. Scusa, taste come... Taste si legge testi? Guarda, pure di mangiare e parlare è finito. Brava. Ha concluso l'opera. E adesso... No. E adesso pulisce il piatto. Adesso sono anche sulle bottiglie. Col pane. Ma se vuoi un pezzetto di pane, mi avanzavo. No, il pane no, grazie. Avanzalo pure. Adesso per vedere se hai vinto devi fare qualcosa. Qualcosa? Ma qualcosa? Qual è la cosa? Qualcosa. 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 Stasera giochiamo ancora, dai. No, cara. Con Pietro ci giochiamo, sì. Che roba, mi suggeriva tutte le cose sbagliate apposta. Veramente? Ti giuro, e me l'ha scritto,
Adesso che figura ti faccio fare? Ma come? Bravo Pietro. Meno male che io rispondevo prima delle sue risposte. Invece c'è, secondo me, io lo dico perché tanto lo sa anche lei, la strega, come si chiama, Raise? Reina. Vabbè, le sapeva tutte. Bravissima. Secondo me... No, io ti assicuro. Ma non è la sua conoscenza, perché quando ti rispondevo io mica andavo a vedere. Scusa, e a me pensavano addirittura che anch'io venissi il suggeritore a fianco un'altra terribile. Bene ragazzi, io ho finito con il mio mukbang. Avete visto? Ha pulito il piatto a mo' di lavastoviglie, guarda. Adesso lo puoi mettere via. Insomma, adesso puoi anche... Bene, io vi mando un bacione. Spero che questo video vi abbia fatto compagnia, vi sia piaciuto, è super mega porcelloso. Sì, ma ragazzi, preparatevi a prepararla la cosa. C'è la video ricetta. Ah. Ragazzi, vi annuncio che nei prossimi giorni, domani no, dopodomani forse, martedì, tra martedì e mercoledì su canale nuovo, appunto, cioè non è nuovo, ho cambiato il nome, non è più Davide Chiara Channel, ma è Davide Norimberti, ma è sempre sul suo canale. E lì uscirà un video spesa fatto da me, mega. Ma che luogo iper... è così vecchio, antico? Mamma, mega, mega porcelloso, un video spesa solo di dolci e di schifezze. Un video spesa mai fatto prima, una porcelosità inaudita. Bene, ma dopo dove? Questo... video spesa porcelosissimo. Bene, dopo e dopo questo... si mangia sta roba anche? Sì. Tu no. Si tiene via, insomma, non è che si ma mangia. Come si tiene via? Troppi dolci. Quando compra per tenere via? Perché non è un'offerta. Comunque, se mia mamma mi fa chiudere, io vi saluto. Un bacione, grazie a tutti i nuovi iscritti, iscritti di sempre, iscrivetevi a tutti i nostri canali e ci vediamo alla prossima. Ciao! Porcellona, porcellona. Ciao. Ciao.